Buonasera e ben ritrovati con TRG Plus, la nostra finestra di approfondimento del TG che stasera torna proprio ad approfondire una notizia che abbiamo lanciato nei giorni scorsi dal nostro sito e che poi abbiamo fornito con dovizia di particolari nel TG, ovvero l'uscita del primo libro dedicato al delitto di Mauretta Fondacci, l'omicidio che risale al novembre 1997, rimasto da allora dopo 23 anni ancora irrisolto. Tre colpi nel silenzio, il titolo del libro edito da Nemesi, e noi stasera parleremo in primis con le due autrici del libro, Sara Olivieri e Roberta Catania. Nella seconda parte di questo appuntamento avremo ospite Skype colei che ha curato la prefazione, la nota criminologa Roberta Bruzzone. Intanto saluto, buonasera, Sara Olivieri, che vediamo alla destra del teleschermo, e Roberta Catania alla sinistra. Grazie. Buonasera, grazie per essere con noi. Tanto complimenti per l'uscita del vostro primo libro. Insieme vi siete conosciuti all'Accademia delle Scienze Forensi di Roma, che è diretta proprio da Roberta Bruzzone. E partiamo subito da Sara Olivieri, che ci parla da qui vicino, da Gubbio. Sara, com'è nata l'idea del libro, di questo libro, su questo caso di cronaca? Ma inizialmente l'idea è nata dal fatto di scrivere una tesi su questo libro proprio per l'Accademia, che, e poi su consiglio della dottoressa Bruzzone è nata l'idea, la volontà di scriverci un libro per rendere partecipi comunque tutti di questa vicenda che ha dell'incredibile, quindi sì, che ha catalizzato anche l'attenzione dell'opinione pubblica umbra e non solo, perché insomma un delitto efferato, non tipico, sì, diciamo così, di queste latitudini, completamente ravvolto nel mistero. Quindi è lei che è nato su suo consiglio l'idea di scriverci un libro. La sentiremo tra poco. Roberta Catania, che non è di Gubbio, ci parla da Roma, ma che ha conosciuto questa storia ovviamente all'Accademia Forense di Roma. Come è stata coinvolta? Come sei stata coinvolta nella realizzazione del libro? Io e Sara facevamo un corso insieme proprio presso questa accademia, e lei mi ha parlato di questa tesina che aveva fatto e del consiglio che le aveva dato appunto l'Abruzzone di scriverci un libro. Mi ha chiesto consiglio più che altro come amica su cosa, come poteva, diciamo, strutturarlo, e io le ho proposto la mia partecipazione, nel senso che le ho detto che avrei tranquillamente partecipato se avesse avuto piacere. Quindi niente, dalla nostra amicizia poi è nata la collaborazione che ci ha visto entrambi i parti di questo progetto. Ecco Sara, di che cosa ti sei occupata nello specifico? Perché mi sembra che appunto tutto sia nato dalla tua tesi. Sì, infatti io principalmente mi sono occupata di raccontare la storia, avendo avuto anche a che fare con tutti gli atti giudiziari spulciati, tra virgolette, durante la fase della tesina. Io mi sono occupata di ricostruire più che altro la storia in sé per sé. Storia ovviamente giudiziaria senza opinioni personali, hai tenuto a precisare quando ci siamo sentiti la prima volta. Sì, no, questo ci preme sottolinearlo, che il libro non ha considerazioni personali, assolutamente, è basato soltanto su quello che risulta dagli atti giudiziari. Sì, ricordiamo che tra l'altro ovviamente la vicenda ha innescato anche varie reazioni nell'opinione pubblica, c'è stato un processo, c'è stato prima un indagato che è poi diventato imputato, che è stato condannato in primo grado e poi assolto in secondo grado. Invece con Roberta Catania di che parte specifica parliamo? Qual è stato il tuo apporto nella realizzazione del libro? Sì, come ha detto Sara, lei portava la storia, quindi portava il cuore del libro, effettivamente ci portava nella vita di Maura, ci portava nella famiglia Fondacci. Quindi io mi sono proposta di inserire una parte più tecnica, ma che non fosse piena di tecnicismi, quindi che fosse quel tanto tecnica che basta per spiegare al lettore come si costruisce un'analisi criminologica, quindi quali sono poi gli strumenti che si usano
per effettuare un'analisi di un fascicolo che è molto complesso. Dall'altra, però, abbiamo cercato di, diciamo, attraverso questa tecnica, di parlare al lettore in modo di, in modo facile, in modo da introdurlo in questa analisi senza appesantire poi il Certo. libro. Quindi, in realtà, Tecnica e accessibile, diciamo. esatto, tra un capitolo e l'altro, comunque trova degli spunti di riflessione criminologici, ma senza esagerazione, ecco. Ecco Sara, quando esce un libro su una vicenda come questa, un caso di cronaca che non ha trovato soluzione, ci si attende anche qualche particolare, magari inedito. Ecco, ci sono aspetti della ricerca che hai condotto che magari non sono venuti alla luce all'opinione pubblica o nella cronaca anche giornalistica? Beh, in realtà per chi non conosce la vicenda di Maura, visto che il libro è esteso a tutto il territorio nazionale, è tutto inedito. E invece per quel che concerne gli Agubini, quindi quelli che conoscono chi più, chi meno la storia dei fondacci e la loro famiglia, attraverso il libro potranno farsi un'idea obiettiva di quello che è successo una volta per tutte, senza avere i pregiudizi o il sentito dire che accomunano spesso le piccole comunità, diciamo. Certo, ecco, tra l'altro proprio un flash, una battuta, so che questo libro è stato salutato positivamente dalla famiglia, lo chiedo a Sì. entrambi, insomma, ma in particolare a Sara che è agubina, quindi conosce più da vicino la famiglia Fondacci. Sì, io in questi anni, dall'inizio della Tesina, ho avuto modo di conoscere i Fondacci e sono delle persone splendide e nulla da dire su di loro. Si meritano veramente un po' di serenità, un po' di pace e tutte le cose più belle che gli possono capitare Certamente. dopo questa immane tragedia. Sicuramente. A questo punto le aspettative da questo libro, perché è uscito in formato ebook, è uscito anche in distribuzione per ora, ovviamente prenotabile online perché le librerie purtroppo sono chiuse, apro e chiudo parentesi, a mio avviso andavano collocate tra gli esercizi di beni di necessità perché leggere fa bene sempre, oltre a periodi come questo in cui siamo tutti chiusi in casa, chiusa parentesi. Che aspettative avete? Comincio da Roberta Catania rispetto a questo che è il vostro primo, la vostra prima avventura letteraria. Beh, sicuramente questo libro non è stato scritto per ottenere gloria o per ottenere fama. Diciamo, il nostro obiettivo primario era quello di far conoscere la storia di Maura e con lei di tutte quelle vittime che purtroppo per vari motivi non riescono ad avere giustizia, non riescono poi a trovare una verità. Quindi sicuramente per noi è importante che il libro venga letto proprio per questo, cioè per dare onore a Maura. Quindi intanto ringraziamo sicuramente tutti quelli che lo stanno comprando e che ci stanno inondando di complimenti e di ringraziamenti. Speriamo, ecco, che magari adesso con la fine dell'emergenza possiamo in qualche modo anche arrivare ai lettori in maniera un po' più personale, magari con qualche presentazione, Certo. avendo modo di incontrarli poi fisicamente. E infatti di questo volevo parlare per chiudere con Sara Olivieri, tra poco avremo collegata appunto Roberta Bruzzone. Sara, ovviamente le aspettative anche da parte tua su questo libro, che è il primo libro, ovviamente tu l'hai vissuto in maniera particolare, ce lo hai detto, essendo tutto accaduto nella tua città, e le aspettative anche per una presentazione, magari partendo da Gubbio, un ciclo di presentazioni, anche perché no, a livello più ampio. Quando finalmente si potrà tornare a vivere nella normalità. Sì, questo è auspicabile. Poi, ovviamente, per quanto riguarda le aspettative per il libro, mi associo totalmente a quello che ha detto Roberta. Non è per noi, per avere visibilità o d'altro, è solo ed esclusivamente per rendere onore a Maura e alla famiglia Fondacci. Bene, noi vi diamo appuntamento alla presentazione fisica e non solo virtuale del libro, speriamo prima possibile perché vorrà dire che l'epidemia sarà alle spalle. Complimenti, in bocca al lupo, buon lavoro magari intanto per il vostro percorso formativo, ma anche per chissà, per anche prossime pubblicazioni. Grazie Sara Olivieri, grazie Roberta Grazie Catania e noi a te. Grazie.
Passiamo alla seconda parte del nostro appuntamento collegandoci proprio con la criminologa Roberta Bruzzone, psicologa forense che ha fondato l'Accademia Scienze Forensi di Roma. Buonasera, dottoressa Bruzzone, grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Allora, dottoressa, abbiamo parlato poc'anzi con le autrici del libro Tre colpi nel silenzio. Lei ha curato la prefazione di questa pubblicazione. Perché a 23 anni di distanza è importante conoscere e ricostruire questa vicenda? Ma guardi, nell'ambito dell'attività che porto avanti proprio nella mia accademia di formazione, quindi nell'Accademia Internazionale delle Scienze Forensi, dedichiamo grandissima attenzione con l'aiuto dei ragazzi che sono desiderosi di intraprendere la carriera nell'ambito delle scienze forensi, moltissima attenzione ai casi a pista fredda. Il caso di Maura Fondaci rientrava pienamente nella tipologia di casi che affrontiamo con i nostri esperti. Quando Sara Olivieri, una delle mie allieve, ha deciso di sottopormi la possibilità di approfondire questo specifico caso, perché c'era anche la disponibilità da parte della famiglia di fornirci tutta la documentazione, io ho immediatamente accolto questa cosa con estremo favore. Sapevo che Sara e anche Roberta sono due ottime professioniste, per cui hanno fatto un lavoro veramente di ricerca straordinaria, per cui da una tesi con cui hanno conseguito anche la lode del corso di alta formazione della mia accademia, poi è diventato qualcosa di più. Non vi nascondo che effettivamente l'obiettivo finale è potrebbe essere quello anche di tentare una riapertura della vicenda. Intanto comunque questa pubblicazione ci ha consentito di tornare a parlare di Maura, della sua tragica vicenda e effettivamente di poter dare anche un taglio investigativo attraverso le nuove metodologie, i nuovi sviluppi delle scienze forensi, forse anche più, diciamo, più efficace rispetto a quello che avvenne all'epoca dei fatti. Certo, ecco, lei ha detto potrebbero esserci anche margini per riaprire la vicenda. Sul piano tecnico, dalla sua esperienza, qual è stato un po' l'anello mancante in questa storia che ha determinato di fatto l'impossibilità, dopo quasi un quarto di secolo, di arrivare a una conclusione? Guardi, indubbiamente in questa storia insomma di errori ne sono stati commessi diversi. Probabilmente se proprio devo individuare quello che è un aspetto centrale che è venuto in qualche modo meno, è la individuazione del munizionamento utilizzato, perché effettivamente è stato possibile fare una valutazione di compatibilità con un'arma trovata poi in possesso di quello che fu all'epoca il principale indagato in questa vicenda, ma non fu possibile ottenere una certezza sotto il profilo dell'utilizzo dell'arma da fuoco, e questo chiaramente ha rappresentato una fragilità che ahi noi non è stata superata poi dal resto dell'inchiesta. Nel 97, l'epoca del delitto Fondaci, non si parlava di femminicidio così come se ne parla oggi. Purtroppo c'erano, ma non erano sotto i riflettori, né di violenza di genere. Eppure anche questo caso dovrebbe rientrare in questa casistica. Assolutamente sì, se la vicenda Fondaci fosse avvenuta in questi ultimi 10 anni, senza ombra di dubbio sarebbe annoverato tra i vari casi di femminicidio. Ora, con le ragazze abbiamo fatto un lavoro anche sotto il profilo psicologico, abbiamo cercato di calarci nella mente del soggetto che ha esploso quei 3 colpi d'arma da fuoco nei confronti di una ragazza che aveva una vita assolutamente tranquilla, trasparente, che all'apparenza non aveva nessun nemico, insomma. Quindi abbiamo tracciato diverse possibili ipotesi, ma indubbiamente quello di Maura Fondaci è un caso di femminicidio in tutto e per tutto. Ecco, poi chiuderemo un pochino su una valutazione su questo lavoro insieme a lei. Venendo proprio all'attualità, oggi sappiamo per il virus siamo tutti chiusi in casa, anche lei immagino che a distanza faccia il suo lavoro. Fortunatamente anche dentro casa ho la possibilità di allestito uno studio, per cui già lo utilizzavo ampiamente anche prima, insomma al di là di quello che ho a Roma, per cui certo, da casa riesco tranquillamente a portare avanti sostanzialmente tutta l'attività, fortunatamente. Ha il suo da fare. Ecco, in queste condizioni, secondo lei, c'è il rischio che aumenti la violenza nelle mura domestiche? Guardi, assolutamente sì. Ho recentemente fatto diversi interventi proprio su questo aspetto specifico. Purtroppo le tensioni familiari, che già sfociano abitualmente nel maltrattamento in famiglia, in questa fase non possono che peggiorare. E adesso la vittima addirittura ha anche minori occasioni di sottrarsi, anche temporaneamente, in qualche modo alla furia del suo aguzzino e ai maltrattamenti di natura non solo fisica, ma anche e soprattutto in questa fase forse psicologica. Per cui è chiaro che è un momento particolarmente delicato
E se c'è un aspetto che effettivamente ha complicato ancora più il contrasto a questo tipo di fenomeni è l'attuale quarantena forzata che tutti noi in qualche modo stiamo affrontando. È chiaro che non per tutti noi la nostra abitazione è un posto sicuro, e in questo momento per le donne e i bambini, certo, vittime di scenari di maltrattamento in famiglia, è un momento reso ancora più drammatico e ancora più difficile dalla oggettiva difficoltà a chiedere aiuto. Un'ultima battuta, un giudizio sul lavoro di Sara Olivieri e Roberta Catania, di cui lei ha curato la prefazione. Ma guardi, io sono estremamente orgogliosa di queste ragazze, perché sono due ragazze che hanno seguito con grande determinazione e grande energia i corsi di formazione offerti dalla mia accademia e hanno immediatamente messo all'opera queste competenze. Quindi dal mio punto di vista sono sicuramente due ragazze destinate a fare una brillante carriera e sono veramente felice di aver contribuito in qualche modo all'inizio di questo percorso. Il libro su Maura Fondacci è un testo che suggerisco di leggere, perché è sicuramente un viaggio appassionante in un delitto che apparentemente era stato dimenticato, ma di cui vale assolutamente la pena continuare a parlare. Io la ringrazio, dottoressa, noi l'aspettiamo a Gubbio per la presentazione, quando ci sarà, doveva sì, esserci. Appena, ma io ho promesso alle ragazze che ci sarò, quindi non appena l'emergenza sarà superata, ci sarà una tregua, sarò sicuramente in prima. Comunque lasciamoci con questo spiraio, secondo lei ci potrebbero essere possibilità di riaprire questo caso? Guardi, noi abbiamo, diciamo, nel libro si ripercorrono una serie di possibili piste. È chiaro che la situazione non è delle più semplici, perché comunque sia c'è già stato in qualche modo un procedimento giudiziario, per cui riaprire quello, insomma, al momento chiaramente non potrebbe essere possibile. Certo. Però è chiaro che ci sono anche degli altri elementi che sono stati trascurati o quantomeno forse non sono stati approfonditi come sarebbe potuto accadere. Ragion per cui, chissà, insomma, noi al momento non abbiamo nessuna intenzione di mollare la spugna, quindi ci proveremo e stiamo valutando appunto la prospettiva di una possibile richiesta di riapertura. Io la ringrazio, buon lavoro, a presto, a quando torneremo tutti a una vita normale ci sarà la presentazione di Tre colpi nel silenzio. Buona serata e buon lavoro. Grazie a lei. Questa era Roberta Bruzzone, abbiamo sentito nella prima parte di quest'ampio appuntamento di TRG Plus Sara Olivieri e Roberta Catania su un caso che, come abbiamo sentito proprio da Roberta Bruzzone, chissà, potrebbe anche avere nuovi capitoli. Per ora lo possiamo leggere in questo libro, questo bel libro, Tre colpi nel silenzio. Grazie e buona serata.